Norma Cossetto, la ragazza simbolo della tragedia delle foibe, la studentessa istriana laureata a Padova, violentata e uccisa dai miliziani titini dopo l'armistizio del 1943. Si ispira alla sua storia Rosso Istria, un lungometraggio di prossima realizzazione presentato alla Mostra del Cinema. Regista è Maximiliano Hernando Bruno, opera prima Dietro la macchina da presa. Quando uno scrive per il cinema e quindi fa lo sceneggiatore, quando uno scrive già nella sua testa imposta le scene come se fosse un regista, no? Un regista sulla carta, sul monitor del computer. Quindi il passaggio è molto, molto facile, no? Passare da scrivere a essere proprio presente sul set e dirigere gli attori. Poi il fatto di comunque essere un attore, secondo me, mi aiuta anche a tirar fuori il meglio anche dagli altri attori, perché so le difficoltà che può incontrare un attore sul set. Norma è Selene Gandini, attrice e nipote di un esule. Ho visto anche le foto di Norma e questo sorriso ce lo dobbiamo ricordare nonostante quello che è accaduto, quindi cercherò di portare questo nel film. La sorella di Norma è morta da poco, hai avuto modo di incontrarla? No, purtroppo no. Non ho avuto modo di incontrarla, ho visto anche delle interviste sue, una persona anche lei impressionante, riportava anche lei quel sorriso nel raccontare anche le cose brutte che sono successe. No, non ho avuto purtroppo la fortuna di incontrarla, però sto lavorando su tutte le testimonianze ovviamente per entrare nella parte nel miglior modo possibile.